a tutti! Oggi sono qua per mostrarvi un po' la mia libreria, in particolare farvi vedere tutti i libri di autori giapponesi che ho in mio possesso. Ho pensato di girare questo video innanzitutto per darvi magari qualche spunto di lettura. Non sono tutti i libri che ho letto, chiaramente, quindi non su tutti riuscirò a darvi una vera e propria opinione, proprio perché molti fanno parte ancora della mia TBR. Ho pensato comunque di farveli vedere perché in tanti siete incuriositi dai libri sul Giappone. Magari in questo video potrete trovare qualche spunto, qualcosa che vi incuriosisce particolarmente. E lo so che in tanti eravate curiosi di scoprire la libreria, visto che ci sono stati tantissimi imprevisti ancora con la casa. Non sono ancora a posto con la sistemazione della libreria, come vi dicevo, ho ancora uno scatolone di libri e qualcosa sparsa. Però intanto posso farvi dare una sbirciatina. Vi faccio una veloce carrellata di tutti i titoli. Vabbè, adesso c'è anche Agretsuko esposta, ma la tolgo. Per adesso l'ordine con cui ho sistemato i libri è puramente di dimensione, quindi da quelli più alti a quelli più bassi. I primi due in fondo sono di Kawabata, ovvero Mille Gru e Il disegno del piviere, che dovrebbe essere il seguito di Mille Gru. Tutti e due li avevo trovati all'usato, qua c'è ancora infatti il bollino, e per fortuna, perché altrimenti 18-17 euro non sarei mai riuscita a spenderli per questi due libri. Mille Gru l'ho già letto, se volete approcciarvi a qualcosa di leggermente più tradizionale e classico della letteratura giapponese, ve lo consiglio. Andando avanti ci sono tre titoli ad Elfi, una casa editrice che piace sempre tantissimo per la sua estetica. Uno di questi libri non l'ho ancora letto ed è Cinque donne amorose, anche questo l'avevo trovato all'usato, Ihara Saikaku. Gli altri due invece sono di Seicho Matsumoto. Fra i due, Tokyo Express è sicuramente quello che mi è piaciuto di più, l'altro è La ragazza del Kyushu. Entrambi sono due titoli di genere giallo, quindi la storia ruota attorno a uno o più omicidi. Nel caso di Tokyo Express ho trovato la risoluzione geniale, sembrava veramente di leggere un giallo di quelli bellissimi della Christie, e tra l'altro gira tutto attorno ai treni, si viaggia un po' in giro per il Giappone. Anche questo non è male, ma fra i due, se devo consigliarvene uno, Tokyo Express. Proseguiamo con due titoli di Banana Yoshimoto che ancora non ho letto, ovvero Delfini e Amrita. Quest'ultimo me lo consigliate sempre in tantissimi, quindi spero di leggerlo presto. Anche in questo caso entrambi recuperati all'usato. Come noterete comunque di Banana Yoshimoto, tanti libri, tutti della Feltrinelli, ma in edizioni leggermente diverse per quanto riguarda l'altezza. Il ristorante dell'amore ritrovato di Ito Ogawa mi incuriosisce parecchio, anche questo è recuperato all'usato, soprattutto perché ho incontrato l'autrice ad un festival dedicato appunto alla cultura giapponese, e sentirla parlare mi ha incuriosita tantissimo, e quindi ho deciso di recuperare uno dei suoi più famosi. Ho abbassato un po' l'inquadratura perché mi sento estremamente tappa in questo momento. Adesso c'è un po' una carrellata di libri ancora da leggere, tra cui ad esempio Ishiguro con Non lasciarmi e Il gigante sepolto. Non lasciarmi in realtà quasi un anno fa lo avevo incominciato, ma ero in quel periodo in cui non sapevo bene che cosa leggere, non avevo tanta voglia di leggere, quindi prendevo e mollavo continuamente dei libri. Prima o poi lo riprenderò in mano e lo leggerò assolutamente. Altro libro che avevo iniziato ma che ho momentaneamente messo da parte è Red Girls di Sakuraba Kazuki. L'ho momentaneamente messo da parte perché dopo circa 50 pagine non mi stava prendendo, mi stavo un pochettino annoiando. Era comunque il periodo caotico pre-feste, quindi probabilmente anche per quel motivo. Lì. Protagonista in discussione ovviamente è il Giappone, lo si segue attraverso tre generazioni diverse, tre donne differenti. Non so bene come sia entrato a far parte della mia libreria il prossimo titolo, ovvero Il fiume Ki. Penso di averlo preso in scambio su Hachibooks. È di Sawako Ariyoshi e dovrebbe trattarsi di un altro di quei titoli molto molto tradizionali. Forse ero alla ricerca di un titolo tra virgolette vecchio, per non concentrarmi soltanto sulla letteratura contemporanea giapponese. Fatto sta che ancora non l'ho letto. L'altro titolo invece mi è stato regalato da una mia amica ed è Frotte di pesci rossi. Yokamoto Kanoko, se non sbaglio, è una raccolta di storie. Esatto, sono tre racconti, ancora però non li ho letti, quindi non vi so dire. So soltanto che questa autrice, prima di essere pubblicata con questo titolo in Italia, era inedita. Arriviamo ora al tasto un po' dolente, perché ci sono dei libri di Murakami che però ancora non ho letto.
Gli unici due che ho letto, che sono delle raccolte di storie, non li ho ancora qua, saranno nello scatolone o saranno rimasti probabilmente a casa dei miei, sono La strana biblioteca, recuperato perché è illustrato da LRNZ ovviamente, ed è un solo racconto, e poi ho letto Tutti i figli di Dio danzano, che è invece una vera e propria raccolta. Queste due cose che ho letto mi sono piaciute, alcuni racconti più di altri, quindi attendo di leggere un vero e proprio romanzo. Non sto a tirarli fuori, in libreria ho Norwegian Wood, L'incolore Tanizaki Tsukuru, L'arte di correre e L'elefante scomparso, che è un'altra raccolta di racconti. Altri libri che devo ancora leggere sono Le domestiche di Junichiro Tanizaki, autore che mi incuriosiva in realtà per un altro suo titolo, ma è capitato di venire in possesso di questo libro, storia troppo lunga per questo video, e quindi eccolo qua. Il mondo dei fiori dei salici di Masuda Sayo è un altro regalo da parte di una mia amica e dovrebbe raccontare la storia vera dell'autrice, che racconta la sua difficile infanzia. Infatti è stata abbandonata, in seguito venduta, e poi portata a diventare una geisha. E poi abbiamo Sono tornata amore di Takuchi Ichikawa, autore che conosco già per Quando cadrà la pioggia tornerò, uno dei libri più belli che abbia letto negli ultimi anni, molto molto struggente e commovente, ha per protagonisti un padre e il figlio, entrambi hanno subito una grossissima perdita nelle loro vite e segue appunto un po' la loro storia. Quest'altro titolo non ho la minima idea di che cosa parli, ma era super mega iper scontato su Amazon ai tempi veramente d'oro, perché l'ho preso tantissimi anni fa e non so ancora perché non l'ho ancora letto. Libro bellissimo di cui vi ho ormai parlato in lungo e largo è Gridare amore dal centro del mondo di Kyoichi Katayama, tra l'altro è uno dei pochissimi libri in cui ho segnato tutte le mie parti preferite, anche questo in realtà l'avevo trovato all'usato ed è secondo me arrivato nel momento perfetto, circa un anno fa l'ho letto. È una storia anche in questo caso struggente, parla di perdita, di un giovane amore, ma parla anche appunto di morte, di sofferenza. È una storia veramente molto molto toccante, se non l'avete letto dovete assolutamente recuperarlo. L'altro titolo è un saggio su Banana Yoshimoto di Giorgio Amitrano, ovvero Il mondo di Banana Yoshimoto. Questo mi è stato regalato da una ragazza che segue il canale ormai da eoni ed è stato un regalo veramente dolcissimo e super super apprezzato, perché sapete sono una grandissima fan di Banana Yoshimoto, quindi affrontare le tematiche appunto che stanno più a cuore all'autrice, le sue opere, ciò che è stato pubblicato, il suo percorso eccetera, è stato veramente molto molto interessante. E a proposito di Banana Yoshimoto c'è Andromeda Heights, anche in questo caso lo devo ancora leggere, e c'è un intruso, mi sono accorta che c'è un intruso, ovvero Isabella Allende. È vero che il titolo è L'amante giapponese, ma non è sicuramente un'autrice giapponese, forse avrei dovuto accorgermene prima di questo video, comunque lo metterò più in basso. Altro intruso che penso terrò finché non esaurirò il posto è Cerchi infiniti di Chess Notbom, non sono sicura della pronuncia dell'autore, vi chiedo veramente perdono. Comunque questo è stato un altro regalo ed è una raccolta tra virgolette di appunti di viaggio di questo autore, che è stato tantissime volte in Giappone e questo paese lo affascina tantissimo, quindi ha raccolto insomma la sua esperienza, le sue impressioni in questo libro. Sapete quanto sono una grandissima appassionata, nonostante io non sia ancora stata in Giappone, penso che sarà veramente curioso vedere il paese attraverso gli occhi di un'altra persona che appunto non è giapponese. Torniamo a parlare di Kawabata con La casa delle belle addormentate. Non sbaglio, dovrebbe trattarsi di una raccolta di storie e tra l'altro è il primo titolo che io abbia mai acquistato di Kawabata, anche questo l'usato, ed è l'unico che ancora non l'ho letto assieme al disegno del piviere, e poi di nuovo Mille Gru in un'edizione ovviamente diversa. Questa mi è stata regalata dal mio fidanzato ed è veramente molto molto bella, fa parte della collana degli Oscar moderni, dei classici moderni. E poi due titoli di Shuichi Yoshida, un autore contemporaneo giapponese che ho scoperto con Parade, tradotto in italiano con Appartamento 401 se non sbaglio, poi nel caso qua sotto in descrizione troverete tutta la lista. Libro molto particolare, in passato ve l'ho descritto come una versione realistica e leggermente cupa di Terrace House, sembra un po' un reality perché segue le vicende di 4-5 ragazzi che convivono.
e ogni capitolo è dedicato ad un personaggio diverso. Quindi abbiamo la visione di tutti i personaggi e intanto seguiamo una storia comune che in realtà veniva descritta come una storia thriller, cupa, angosciante. E io sono rimasta delusa da questo, nel senso che non è un libro thriller. Ci sono delle cose che magari possono metterti un po' di inquietudine, ma non è assolutamente un thriller. Quindi se stavate cercando un libro del genere e siete incappati nella trama disastrosa di questo libro, non fatelo. No, comunque scherzi a parte, il libro non mi è dispiaciuto, ma non è quello che prometteva. Quest'altro invece dovrebbe essere sì un thriller, anche questo è stato tradotto in italiano con il titolo L'uomo che voleva uccidermi, può essere, sempre Feltrinelli comunque, ed è Villain. Questo l'ha letto il mio fidanzato, gli è piaciuto tantissimo, infatti voglio leggerlo nelle prossime settimane perché sono molto curiosa. E questo l'avevo trovato all'usato per tipo 2 euro. È iniziato tutto da questo libro in pratica. Inizia ora una sfilza di Banana Yoshimoto. Innanzitutto Kitchen, il mio libro preferito di quest'autrice, è anche il primo che ha scritto. Se non avete mai letto nulla di Banana Yoshimoto, iniziate da Kitchen. Tsugumi è un altro titolo che consigliano in tanti come primo approccio all'autrice, ma io ancora non l'ho letto, anche questo l'avevo recuperato all'usato. La piccola ombra, altro titolo che non ho ancora letto, così come Moshi Moshi, che in realtà è stato uno dei primi che mi è stato consigliato, ma non l'ho appunto ancora letto. Forse l'avevo iniziato, tipo le prime pagine, ma non mi aveva catturato in quel momento. Non l'ho detto prima, ma di Banana Yoshimoto in particolare ho qua con me quasi esclusivamente i libri che devo ancora leggere. Ho tantissimi libri suoi, quelli che ho già letto, per ora ce li ho ancora a casa dei miei, perché dovendo scegliere che cosa portare su, visto che abitiamo a centinaia di chilometri di distanza, non è molto facile, ho preferito portare su prima i libri che devo appunto ancora leggere. Fra questi ci sono Lucertola, questi sono tutti libri che ho recuperato all'usato per 3 euro circa. NP, non ne ho mai sentito parlare, ma l'ho trovato e quindi ne ho approfittato. L'abito di piume, ho sentito bellissime cose su questo libro, così come su Sonno profondo, mentre un altro titolo di cui non sento molto parlare è Sly. Un libro che voglio leggere da tempo e che è nella mia libreria da tantissimo tempo è Io sono un gatto di Natsume Soseki. È un libro molto famoso perché comunque racconta un periodo particolare in Giappone, il passaggio da un'era all'altra, e tutto viene seguito dal punto di vista di un gatto. Ogni giorno è un buongiorno è un libro di cui vi ho parlato recentemente, di Morishita Noriko. È uscito da poco questo libro e racconta la storia dell'autrice stessa, che ha circa 20 anni, si è avvicinata al mondo della cerimonia del tè, ha iniziato a prendere lezioni, non era mai stata grandissima appassionata, anzi le tradizioni giapponesi l'annoiano un pochettino, però in realtà la cerimonia del tè segna comunque tutta la sua vita, l'accompagna per tantissimi anni e da quest'arte ne ha tratto comunque diversi insegnamenti. Infatti sotto il titolo c'è scritto 15 gioie che il tè mi ha insegnato. È stata una piccola delusione perché viene raccontato tantissimo della cerimonia del tè, molto nel dettaglio, molte parti tecniche, molti strumenti, i dolci d'accompagnamento, eccetera eccetera, ma a livello personale non mi ha lasciato nulla. Io mi immaginavo qualcosa di emotivamente un po' più forte. Enciclopedia dei mostri giapponesi è una raccolta stupenda se siete affascinati appunto dalle creature della tradizione, del mito. C'è anche una seconda parte non dedicata ai mostri ma agli spiriti, comunque sempre sul filo di quest'opera, non vedo l'ora di recuperarlo perché questo mi è piaciuto veramente tanto. Ogni tanto dicevo, pensavo a una lettera, aprivo e mi leggevo tutti i mostri con quell'iniziale. Ho tantissimi bei ricordi tra l'altro legati a questa lettura perché l'ho letto in un periodo molto particolare. Finiamo con questi libricini qua. Innanzitutto uno che devo ancora leggere è Ombre giapponesi di Lafcadio Hearn. Il nome dell'autore forse non vi è nuovo perché è molto conosciuto, se non sbaglio ha origini irlandesi, poi è stato naturalizzato giapponese, non vorrei dire una cavolata. Comunque devo ancora leggere questa meraviglia perché, cioè, la copertina è veramente molto molto carina.
L'anulare di Yokogawa è un racconto veramente molto molto breve che in tanti avevate associato all'anulare, quindi fede, matrimonio. No, non c'entra assolutamente niente, anzi è una storia abbastanza inquietante che parla appunto un po' di possesso, di feticismo. Vi lascio la recensione che ho fatto sul blog, è veramente ipnotico. Anche del prossimo libro mi avete sentito in realtà parlare in lungo e in largo, e del detective Kinda Ichi. Yokomizu Seishi è un giallo, anche in questo caso molto molto simile ai gialli di Agatha Christie, quindi se vi piace il genere assolutamente da recuperare. Inoltre il caso principale è appunto un omicidio a porte chiuse. Vengono ritrovati un uomo e una donna che si sono appena sposati, appunto morti in una camera chiusa dall'interno, quindi molto misterioso. È ambientato, se non sbaglio, negli anni 50-60 in Giappone. C'è un po' un richiamo comunque anche in questo caso alla tradizione, e di nuovo la risoluzione è cervellotica, ma ho amato. E infine un libricino ricordo che mi porto da Ferrara, delle mie amiche, Tokyo di Stefano Faravelli, che non è altro che una sorta di taccuino di appunti, illustrazioni dei viaggi che ha fatto appunto l'autore in Giappone. Molto molto bello graficamente parlando, anche il concetto proprio di taccuino di viaggio, annotare quello che si vede. Mi aspettavo però decisamente di più, perché rimane molto 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 in superficie, non lascia nulla di nuovo. Se già avete letto qualcosa sul Giappone, non vi lascerà nulla di nuovo, non vi dirà nulla di nuovo, ed è un peccato perché secondo me da un diario di viaggio così sicuramente si poteva approfondire, magari arricchire e permettere al lettore di conoscere qualcosa di nuovo. Questi erano quindi tutti i libri di autori giapponesi o comunque sul Giappone che ho al momento in casa mia. Come avete visto, la gran parte di questi libri li devo ancora leggere, perché la mia priorità per il momento è stata portare su i libri ancora da leggere, forse anche per evitare di comprare nuove uscite o altro, visto che ho tanti libri comunque ancora da leggere in libreria. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto uno o più titoli di quelli che ho citato, se c'è magari uno dei vostri preferiti, o se c'è magari qualche titolo che vi ha colpiti particolarmente e che vorreste consigliarmi. Tanto alla fine c'è sempre anche il prestito digitale, non sono costretta ad acquistare tutto, no? Io vi ricordo che in descrizione trovate la lista dei libri, trovate il link per iscrivervi alla newsletter settimanale, dove condivido con voi quello che è uscito sul canale, sul blog, ricette, consigli, nuove uscite, nuovi eventi, insomma, di tutto un po'. Trovate anche il canale Telegram per ricevere le notifiche in, tra virgolette, tempo reale. E nulla, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!